oggi ti ricordo che è il 23. Cosa devo fare? Devo aprirlo io? No, perché insomma, io sono stufa di tenere su sempre gli stessi vestiti, eh? Ho voglia di sapere cosa si nasconde nelle prossime caselline. Svil, ti muovi? Vede qualcuno? Sì, dai, facciamo uno strappo alla regola. Apriamola. Tanto Svir non si ricorda più. Ma che buono il cioccolato! Jet Set, ma cosa ci fai sul calendario ciocololoso dell'avvento? E cosa ci fai con la bocca sporca di cioccolato? Niente. Posso vedere la casella numero 24, 23, 22, 21? No, assolutamente. Non ho fatto nulla, Swir, visto? Non sono più sporca adesso. Molto probabilmente la colazione di stamattina. Sì, esatto. Sei sicura? Insomma, no, Swirl, ok, l'ho aperto io. Ed in ritardo. Poi non ce l'ho più fatta e ho messo tutto il cioccolato delle altre caselline. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Merry Christmas! Hola, Swir Family, and welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo video. Questo dovrebbe essere il secondo appuntamento della giornata, ma oggi l'ho fatto diventare l'appuntamento principale della giornata perché, sono sincero, in questi ultimi giorni ho lavorato parecchio, si sta avvicinando il Natale e purtroppo noi che lavoriamo in cucina dobbiamo fare sempre un sacco di cose, dobbiamo comunque fare degli orari un po' particolari, cioè ho finito tardi di lavorare, ero piuttosto stanco perché comunque è un po' una vita frenetica e sinceramente alla sera, che di solito era il mio appuntamento dove mi mettevo qua davanti alla telecamera e registravo giorno per giorno del nostro calendario dell'avvento LOL Surprise, l'ho saltata, praticamente mi addormentavo con il computer così. Difatti avete anche notato che alcuni video sono usciti con un orario di ritardo un pochettino strano, tipo quello delle Miracles con le LOL, è uscito tipo alle 8, cioè, ma proprio perché veramente mi addormentavo sul computer, cioè così. Ancora con il cappello di Babbo Natale, né? Cioè, disagio totale, quindi mi raccomando, non dimentichiamoci mai del disagio e in questo video lasciatemi un bel hashtag disagio, forever and ever. Ebbene sì, e quindi oggi ho deciso di fare un'apertura total finale del nostro calendario dell'avvento, scoprire le ultime 5 caselline perché dobbiamo aprire il 21, il 22, il 23, il 24 e il 25. Perché i calendari normali dell'avvento hanno praticamente le date fino al 24. Questo del LOL Surprise no, anche fino al 25. Quindi top, perché le LOL Surprise domineranno il mondo. E quindi calendario alla mano, lucchettino in apertura e cominciamo ad aprire le ultime 5 caselle. Facciamo una super apertura finale. Quindi partiamo dalla casellina numero 21, dove, eccola qua. E nella casellina numero 21 ho trovato una collanina per la nostra Jet Set, quindi una parure di gioielli bellina, tipo d'oro, che la mettiamo qua e poi la facciamo indossare. Poi andiamo immediatamente alla casellina numero 22. Oh my god, bellissimo! E ho trovato una felpa barra maglioncino con un corsetto, diciamo un corpetto, quelli che si legano, tutti così che li fanno diventare magrissimi. Così, tipo acciughe, bellissimo, che mi piace questo outfit, è stupendo e va in coordinato, adesso che ci penso, con la valigia mimetica. Poi passiamo immediatamente alla casellina numero
numero 23 e indossa numero 23 23 23 dove sei? Oddio, la cosa è preoccupante. Eccola qua, la casellina numero 23. E ho trovato, ovviamente, mi sembra che siano tipo in coordinato, però no, cioè hanno tipo due colori, uno diverso. Vabbè, comunque, ho trovato un paio di culotte nere, ovviamente borchiate, perché voi dovete sapere che a me le cose borchiate piacciono un sacco. Quindi adoro quelle, cioè è bellissimo, guardate. Questi qua, shorts neri con borchie. Poi andiamo alla casellina numero 24. Che è dove? Dov'è la casellina numero 24? Non ci sta neanche questa. O non la vedo io? No, non ci sta. No, la cosa è preoccupante perché c'è il 25, ma non trovo il 24. Cioè, vuoi vedere che praticamente vi fanno saltare un giorno e vi mettono dire, cioè, si sono sbagliati, hanno messo il 25. No, guarda, io sono senza parole. La cosa è veramente inquietante. Cioè, aiuto. 24, no, l'ho trovato. Ma io sono orbo, sono, veramente. Ho trovato la casellina numero 24. E nella... Oh mio Dio, che cosa... Cioè, è fighissimo questo vestito. È un vestitino, diciamo, da sera barra principessina. Un po' trasparente per i miei gusti, Però magari cambia colore. Non mi pare che cambia colore. Vabbè, se cambia colore fatemelo sapere giù nei commenti. Oh my god, questo qua è bellissimo, lo adoro un sacco. E poi passiamo all'ultima finale, che sarebbe quella del 25, quella del Natale. Quindi auguri and a happy new... No, ho sbagliato. A Natale poi. Sì, ok, giusta. Cioè, siete pronti per scoprire l'ultima casellina e rivederci all'anno prossimo con un nuovissimo calendario dell'avvento Doll Surprise? Quindi, pronti, partenza, via. Oddio, cioè io adoro i capelli delle LOL e difatti l'ultimo ci ha riservato un fantastico cappellino super lolloso. Anche se questa mega fetta di pizza che ci ha stampata sopra non mi fa impazzire, però è carinissimo e sicuramente è anche carino per essere costumizzato. Perché io ho i pompon rosa, quindi con questo qua sta da Dio, cioè quindi potremmo creare una Sweet Vanilla LOL femmina. Che ne dite? Magari a gennaio ci pensiamo e le mettiamo il cappellino con i pompon rosa. E vabbè, questa fetta di pizza un po' orrenda, però non importa, sono dettagli. E questo qua era il nostro calendario dell'avvento LOL Surprise. Grazie veramente di essere stati in mia compagnia durante queste giornate. E mi scuso ancora per non aver aperto insieme a voi gli ultimi 5 caselline, ma purtroppo il lavoro ha fatto la sua parte e mi ha preso un po' di tempo. Adesso lanciamo immediatamente la sfilata, sicuramente vedrete più LOL sfilare con i vari outfit. Tra 3, 2, 1, sfilata! Ti avevo detto che la mia sfilata non dovevi più presentarti. Questa è la mia passerella. Non è colpa mia! Spocchiosa! Me l'ha detto Swirl di sfilare! Sfiliamo e basta! Buona passerella! Sarebbe mio quell'outfit. Vado io prima. E rieccoci qua su Sweet Family con la nostra Jet Set, che è stata la protagonista di questo calendario dell'avvento, nonché Lollina che si trova proprio all'interno. E come vedete gli ho lasciato uno dei vestiti più belli che si trovano all'interno, anche se è un po' trasparente per i miei gusti, però vabbè.
Insomma, è carino, va benissimo per l'ultimo dell'anno. Perciò sicuramente se creeremo tipo qualche festa, qualche LOL story a tema Capodanno, preparatevi che a lei farò indossare questo vestitino che è super toppissimo e super elegante. E insomma, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto. Inoltre attivate sempre la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati su ogni mio video e novità, aggiornamenti e tanto altro. Inoltre, in più vi aspetto anche su tutti i miei social network, la mia pagina Instagram, la mia pagina Facebook e il mio profilo TikTok, che aggiorno diciamo quasi ogni giorno, che aggiorno sempre quasi ogni giorno. Topissimo. Io per adesso vi mando un super bacio gigante natalizio a tutti, vi auguro buon Natale, anche se comunque ve lo augurerò anche nei prossimi giorni, perché oggi è solo il 23, quindi non siamo ancora a Natale. E insomma, un bacione a tutti e ciao!